di che cosa parliamo? 5G, quali sono i vantaggi del 5G per una città come Roma? Beh, sicuramente noi che questa amministrazione che ha l'obiettivo di fare la città, farla diventare Roma tutta, cominciare dal primo municipio, la città dei 15 minuti, quindi servizi diffusi sul territorio a portata dei cittadini, è evidente che una totale trasformazione dal punto di vista dell'innovazione e della tecnologia è fondamentale. E anche e soprattutto perché la tecnologia del 5G riduce la presenza delle antenne, dei ripetitori. E questo nel primo municipio è stato ed è un problema ovviamente anche ovviamente di approccio con i cittadini. Quindi noi su questo lavoreremo, oggi io lo dirò chiaramente, per costruire anche una mappatura che tenga conto di tutte le esigenze sostenibili, ambientali del territorio e dei cittadini. Quindi l'obiettivo è anche rassicurare la cittadinanza sul fatto che queste antenne sono un vantaggio per la città e per loro anche. Beh, innanzitutto dobbiamo tenere conto di due temi. Uno, quello della sicurezza e quindi della messa in sicurezza e del tema delle radiazioni. Due, c'è un tema anche di conservazione e rispetto del patrimonio culturale e artistico. Io ricordo sempre che il centro storico di Roma è patrimonio mondiale dell'UNESCO e quindi la selva di antenne che vediamo ovunque, forse se riusciamo a quantomeno regolarla, beh, penso che faccia bene a tutti. Grazie mille. Grazie.